stato bastato, no? Sono venuto da solo, sono venuto. Ho detto, mamma, ma io vado da solo, e tu stato fatto tu stesso, ho detto. Avvigianella, sì, avvigianella. Avvigianella, non lo sa neanche dove è avvigianella. Te lo giù, avvigianella. State attenta, mamma, state attenta. A che cosa devo stare attento? A che cosa? E non te lo dice. Guarda, un punto indefinito sul pavimento. State attenta, mamma, a che cosa? Tre ore che sta capo, così si prepara a quando sarà vecchia, che si gira verso anche di buscavatore. Avvicinami, con mia madre alza la mano in proporzione alla distanza del luogo. Giuro, avvicinami. Ho finito il liceo, sono andato a casa, felice, ho detto mamma abbiamo finito il liceo, 15 giorni in Spagna con gli amici, non ce li toglie nessuno, Gesù, ha detto mia mamma, 15 giorni in Spagna. E ci ho detto mamma, in Spagna, perché non ci potevi uscire in Spagna, no? Che è successo in Spagna? C'è stato fatto. A che cosa, mamma? A che cosa dobbiamo... C'è stato chi ti buscava? No. Tu vuoi andare? Così chiude sempre. Attendati, a che cosa... Tu vuoi andare? Vuoi andare? E va! Con una faccia e un'espressione, che la prima cosa che feci chiamare gli amici di suagliù partite e non ci venga più, perché le mamme come chiudono sempre, succedono tante cose brutte, che mi sono convinto di una cosa, che le cose brutte non succederebbero, ma in realtà succedono, perché poi le mamme si devono togliere lo sfizio di dire siamo tutti fratelli, hai visto? C'è niente da fare, è così! Sono tutti uguali, le mamme della Basilicata, è così! Una delle preoccupazioni di mia madre, forse la più grande preoccupazione di mia madre, è la casa, l'ordine e la pulizia della casa. Questa casa che è un luogo sacro, dove tu non puoi fare niente, se ti azzizzo un divano si sgualcisce. Certo rima fa sto divano e non si sa, per abbellimento, se te lo divano, quello della cucina, non ti dico in camera da pranzo, chi di voi entra in camera da pranzo? Sta che da porta sempre chiusa, che da camera da pranzo sta da 40 anni, no? E ora le coli che giro, è da qua, è da sotto, e il figlio con l'amore che solo lui può provare per la propria mamma, la chiama, ma! Trasforma proprio, prende un mostro. Ma! E lei dalla cucina. Mamma, i calzini dove stanno? Nel cassetto che hai aperto! E cazzo, come lo faccio a sapere? Dove stanno? La mia madre è collegata a wifi con tutti gli ambienti della casa. Sa tutti i miei spostamenti. E tu le dici, ma non ci stanno! Stanno! Ma non ci stanno, stanno, ma non ci stanno, stanno, inizia a cambiare pure il suo di tono, ma non ci stanno, stanno, ma non ci stanno, stanno, ma non ci stanno, stanno, ma non ci stanno, se vengo io e li trovo. E tu, che sei stato mezz'ora a cercare i calzini in quel cassetto piccolissimo, i calzini non ci stanno, a quel punto accetti la sfida, dici ah sì? E vieni, arriva lei dalla cucina con le mani bagnate ovviamente, si avvicina al cassetto e dice e chi è successo? Oh, ma vaffanculo, ma non c'erano,
ce li ha lei nascosti nella manica, perché a te sembra un gioietto. Questo è giusto così per dipingere un po' la nostra terra, le mamme in particolare, perché anche la nostra terra è basilicata, è femminile pure la terra, è tutto femmina in questa terra, e dobbiamo riconoscere che è tutto così. Poi noi abbiamo pure due basilicate in Lucania, che pure ci complicano la vita, che già non ci conosce nessuno a noi. Potrim donom, come alcuni che si chiama Giovanni Antonio, ci li chiama Giovanni e non si gira, ci li chiama Antonio e non si gira, è morto di solitudine. Sì, perché ho basilicato Lucani, perché tutti e due non ci stanno, è piccola la nostra terra, non ci stanno basilicate, e devi scegliere, capito? Devi scegliere come chiamarti. Senti, ma a proposito di scelta, poi dove non è possibile scegliere? Dove la scelta proprio non è possibile, perché qualcun altro che decide per noi, ecco lì, esattamente lì dove la scelta a noi non è concessa, che sono per voi questa sera più, no, non voglio dire un augurio, però magari un amuleto, vi portano bene, signori e signori, solo per voi, non per me, solo per voi, i fratelli Lo Tumolo. Pace sia con voi. Il buongiorno si vede dal lumino. Cominciamo a chiederci, la morte è un inizio o è una fine? Non lo so, ma se è l'inizio... Iniziate voi. Vi ricordiamo il nostro motto. Il nostro motto è verba volant. Scriptamanem. Ne abbiamo anche un altro, se un diamante è per sempre, figuriamoci un cassettone. Quanta bella gente, insomma. Affacciatevi tranquillamente. Siamo davvero felici di essere qui a Vigianello stasera, perché comunque vada sarà un decesso. Ci vogliamo scusare però con voi per il ritardo, il problema è che ultimamente siamo così richiesti che solo oggi abbiamo dovuto celebrare 8 funerali, e addirittura 3 di questi 8 defunti si sono ammazzati apposta. Adesso però non abbiamo molto tempo a disposizione, e quindi saremo lapidi lapidi. Signora, venga a trovarci. Tu che fai di tutto per sembrare una ragazzina, tu che cerchi di tenere lontano la vecchiaia. Da noi alla vecchiaia non ci arrivi proprio. E ti accoglieremo con la nostra canzone di benvenuto. Se ci lasci è normale, se ci lasci è normale, non ci restare male, avrai un bel funerale. Se ci lasci è normale, pensi da chi lo fare, non ci fare aspettare. Fate un applauso, la signora potrebbe essere il suo ultimo. Per maggiori informazioni comunque potete sempre consultare il nostro sito www, vieni anche tu che ti mettiamo giù e non ci lasci più. Ed è in costruzione anche il nuovo sito, che lo troverete all'indirizzo www.dicidichemortevuoimorirechetiaccontentiamo.it. Ci trovate anche in edicola, nel libro contenente i nostri migliori necrologi, un libro intitolato
noi vi imbariamo. Vi leggiamo qualche necrologio. Il primo lo abbiamo dedicato al dirigente Enel. Ha dato la luce a tanti, ora al buio è rimasto lui.